here? Look, I just really want something to drink. Can somebody give me something to drink here? Il Movida di San Marzano sul Sarno ha festeggiato così la sua Pasqua 2011. Come ti chiami? Roberta. Roberta, come mai questa sera Movida, sabato notte? È un bel locale, mi piace, quindi lo frequento. Tu dall'uovo di Pasqua cosa vorresti ricevere? Che regalo vorresti? Un bel diamante a 18 carati, no? Ah, bella scelta, 18 carati. E al secondo posto che mettiamo? Un brasiliano in perizoma. Che ne pensi di questo locale? Bellissimo, bello, sì. Hai già mangiato? Come? Hai già mangiato? Sì, sì. Cosa hai mangiato? Un panino. Un panino. Cosa vorresti ricevere come regalo di Pasqua dentro l'uovo? Nell'uovo? No, qualsiasi cosa va bene. Allora salutami i telespettatori e fai auguri di buona Pasqua agli amici di Night and Day, quelli che ti guardano. Auguri di buona Pasqua a tutti gli amici di Night and Day. Come mai questa sera hai scelto il Movida? Per caso. Ma tutti per caso? Non lo so, io per caso. È la prima volta che vieni qua. No, la seconda. E allora non è per caso. È perché mi piace. Ah, e dillo ai telespettatori. Fai auguri agli amici di Night and Day e ai telespettatori. Auguri a tutti di buona Pasqua. Movida! Questa sera come mai avete scelto il Movida? Dai, dammi una motivazione. Sei bellissima, devi dare anche una motivazione. Ci veniamo spesso. Quindi sei recidiva di questo sistema, di questo bellissimo locale. Sì. Ok. Cosa vorresti ricevere come regalo nell'uovo di Pasqua? Sbilanciati. Fidanzato. Fai gli auguri di buona Pasqua ai telespettatori e ai futuri fidanzati. Un bacio a tutti, buona Pasqua. Fammi un saluto agli amici di Atendei e ai telespettatori e fagli un auguro di buona Pasqua. Ragazzi, buona Pasqua a tutti, mi raccomando, Movida Club ogni sabato qui. Io resto in attesa di una risposta, che sia telefonica o no, però mi gioco questa telefonata, giungendo al Movida incontro piuma. Ah, quale piacere questa sera tornare a casa. Che bello, ti sei emozionato? Sono emozionato perché ho trovato anche il locale rivoluzionato, devo dire. Bellissimo. Una cosa veramente bella, da sogno, perché finalmente si è realizzato lo spazio dei fumatori che abbiamo sempre desiderato. E poi questo qua, molti dicono angolo bar, ma io non direi proprio angolo bar, questa mi sembra una piazzetta bellissima, veramente, cioè, è una cosa eccezionale. Antonio, è veramente rimasto colpito Piuma nell'entrare nel Movida e ritrovarlo dopo tanti anni che lui ha, come dire, vissuto col Wild West. Nove anni, è stato con noi 9 anni, ho mangiato per 9 anni. Non e si parliamo, vede, non ne parliamo. L'atmosfera che hai trovato invece com'è? Devo dire la verità, sempre bellissima. Poi quando ti ho visto arrivare ho detto perbacco, ma che sono aumentate le luci qua dentro. Wow. E invece era il tuo raggio, la un tua neon presenza. Un neon, no, era la tua presenza che illumina sempre questo locale. Devo dire, sempre particolarmente gentile, simpatico e, come dire, mi lusinghi ogni volta. No, ma la verità, io te l'ho sempre detto, io sono sempre stato innamorato di te. Signori, è vero, me l'ha detto. L'ho sempre detto. Ma tu eri già fidanzato. Vabbè, non ne parliamo, stendiamo un velo pietoso. Un piacere stare con Piuma stasera, è un vecchio amico, ma va oltre Wild West e Wild West a lui. Io lo conosco da più di 20 anni e quindi basta uno sguardo, una parola e ci rincontriamo e ci raccontiamo quella che è stata la nostra amicizia. Ci tengo da sottolineare, non 20 kg fa, ma 20 anni fa, 20 anni fa. Vi posso garantire che Piuma 20 anni fa era minimo 60 kg in meno e faceva dei tuffi veramente belli. Quante partite di pallone, quante partite. Sì ragazzi, adesso ci scapperà addirittura la lacrima. No. Parliamo del futuro, Piuma.
futuro, futuro. Io, Antonio, penso che ormai ogni anno migliora sempre di più. Ma migliora lui come bellezza, no, o migliora la realtà? No, lui come bellezza ormai si è dimenticato che cos'è la bellezza lui. I locali che c'ha. Mamma non mamma. Bellissimo, anche lì ho lavorato, lo sai. Siamo nel periodo pasquale. Vogliamo vedete che bello uovo di Pasqua che è arrivato qua. Vogliamo augurare una buona Pasqua a qualcuno? C'è una sorpresa che ti aspetti da questo uovo? C'è qualcuno al quale vorresti chiedere scusa o perdono? O vorresti che questa persona ti chiedesse perdono? Tante persone mi devono chiedere perdono. Sicuramente anche io a qualcuno devo, perché nemmeno io sono un tipo facile. Però molte persone mi devono chiedere perdono, veramente. Però visto che è Pasqua, senza che me lo chiedete perdono, io perdono e basta, perdono e basta, perdono e basta. E nell'uovo di Pasqua qual è la sorpresa che vorresti trovare? La sorpresa è che... no, sorprese non ne voglio trovare, nessuna sorpresa voglio trovare. Anzi, me la voglio fare io a mio nipote, perché c'ho un nipote che deve compiere 2 anni. E allora io perciò voglio fare io la sorpresa a mio nipote. E vuoi stare tu nell'uovo? No! No, nell'uovo. Spero che il mondo si aggiusti un po', così la sua vita possa essere migliore, anche grazie ai genitori e allo zio. Ma quanto sei carino quando dici queste cose. Ho preso dalla scuola di Antonio, che a furia di salutare la figlia tutte le puntate, allora mi ha fatto di questa cosa del coccolone con mio nipote. Finalmente posso salutare pure io qualcuno. Saluto mio nipote Guido. Saluto mia nipote Annabella, mio nipote Mario e mia nipote Rosa Maria. Ma non vale, tu ne tieni 3 o 4, non è giusto, scusami. No, 3 nipoti c'ha. Annabella. Però come sempre salutiamo la piccola Tonia. La piccola Tonia. Sono quella ci picchia. Ci picchia, anche perché io non la vedo pure da parecchio. Un bacio, un bacio, un bacio.